Con mezz'ora di ritardo è arrivato alla stazione di Taggia intorno alle 14.40 Matteo Renzi, l'ex premier, accompagnato dal ministro Marianna Madia, per parlare con gli amministratori della provincia di Imperia di pubblica amministrazione. Un primo incontro direttamente in stazione a Taggia e poi via il trasferimento all'Ariston Roof di Sanremo, dove per circa un'ora Matteo Renzi e il ministro Madia hanno parlato soprattutto con il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, quello di Ventimiglia Enrico Ioculano ed il presidente della provincia Fabio Natta. Lavoro e sicurezza, i temi maggiori sul piatto, ma si è parlato anche di molto altro con il premier Renzi, che è stato sollecitato pure sul problema dell'Aurelia Bis e su quello dei collegamenti infrastrutturali di tutta la provincia di Imperia. Sentiamo il premier Renzi proprio al termine dell'incontro all'Ariston Roof. Noi stiamo viaggiando in tutta Italia per ascoltiamo i cittadini. Oggi abbiamo ragionato di dissesto idrogeologico a Genova, abbiamo ascoltato gli imprenditori e gli operai nel settore della cantieristica navale alla Spezia, tra Genova e Sanremo abbiamo incontrato gli operatori della musica, perché del teatro, dello spettacolo dal vivo, ovviamente questa è la città del festival, Genova la città dei cantautori, continueremo adesso a Savona con l'agroalimentare, prendiamo appunti, qua a Sanremo insieme al ministro della funzione pubblica, della pubblica amministrazione Marianna Madia, abbiamo ascoltato i sindaci, gli amministratori, abbiamo preso nota di alcune cose. Alcune funzionano, altre un po' meno, ed è il meccanismo che serve per fare del PD il partito non soltanto che parla e che propone, ma anche il partito che ascolta. Vogliamo dire qualcosa sui 40 licenziati in 48 ore grazie a questa nuova legge, sui furbetti, e saremo una città simbolo. Saremo una città simbolo perché quell'immagine di quel signore in mutande che va, timbra il cartellino e se ne va, ha fatto è passata diciamo alla... non dico alla storia, ma alla cronaca nazionale. Quel signore lì ha dovuto seguire il licenziamento di quel signore l'iter della legge precedente, non della legge Madia. Con la legge Madia è molto più semplice, perché in 48 ore chi ha rubato ai danni dello Stato, perché di questo si parla, viene licenziato. Nel giro di pochi mesi sono già 40 i casi in tutta Italia, però il ministro Madia giustamente ha sottolineato anche le cose positive, cioè non ci sono soltanto gli aspetti del bastone, ma anche gli aspetti legati all'investimento, lotta al precariato, aumento dei contratti, sblocco dei salari e compagnia bella. 40 comunque nel 2017, vero? Sì, però abbiamo detto, adesso fatemi andare, se no perdo. Un passaggio su Imperia, dove gli assessori PD hanno lasciato la maggioranza. Come è ovvio e doveroso, non affronto le questioni legate all'amministrazione locale, abbiamo soltanto, perché questo è un viaggio che serve per parlare di problematiche nazionali, tra queste c'è la sicurezza, abbiamo parlato a lungo con il sindaco di Ventimiglia, in primis, che è stato in prima fila a livello nazionale sulla questione della sicurezza dell'immigrazione, ma anche con il sindaco di Sanremo, con il presidente della provincia, perché questo tema potesse essere il tema in cui tutto il PD dà un aiuto concreto per tenere insieme valori di sicurezza e di umanità. Sindaco Biancheri, ha appena terminato l'incontro con il segretario Matteo Renzi, come lo giudica? Come è andato? Ma l'incontro è stato sicuramente positivo, poter parlare anche direttamente con il ministro Madia di alcune questioni sulle riforme, credo sia stato interessante. Si è fatto un approfondimento sulle pubbliche amministrazioni, ho voluto anche ricordare comunque quello, il bene che c'è nell'amministrazione pubblica, perché si rimarca sempre il lato negativo. Secondo me invece questa amministrazione sta portando avanti importanti progetti grazie anche e soprattutto al lavoro dei dipendenti. Si è parlato di sicurezza, un tema sicuramente sentito. Poi è stata anche l'occasione per ricordare l'importanza della nostra opera, Aurelia Bis, che c'è stato un incontro proprio settimana scorsa con il ministro Del Rio, che assolutamente deve continuare, e non dobbiamo dimenticare anche la bretella di San Martino. Sindaco, dopo l'incontro con Matteo Renzi, obbligatoria una domanda sulla questione di Ventimiglia. Avete parlato di sicurezza, è soddisfatto delle risposte che ha dato? Ma più che altro ci ha chiesto qual era la situazione e quali potevano essere delle proposte. Io ho fatto la mia, ho detto che per quanto riguarda il discorso dei richiedenti asilo, fino a quando non c'è una definizione, fino a quando sono in carico a strutture come i CAS, come i circuiti SPRAR, quindi fino a quando non è definita la loro posizione, ci deve essere un'obbligatorietà di residenza, diciamo. Ossia, se tu vieni affidato a CAS di Ravenna, allo SPRAR di Ravenna, devi stare in quell'area, salvo poi autorizzazioni del caso. Questo perché? Questo eviterebbe ovviamente buona parte
dei flussi che sono su 20.000 di persone che sono già in qualche modo ospiti o che sono già in carico allo Stato italiano. Poi ovviamente in due minuti poteva essere difficile, c'è stata comunque la possibilità di fare qualche battuta all'atere, va bene, però il tema insomma lo conosciamo. Ti ricordiamo lo strappo che c'era stato durante il governo Renzi su questa questione dei migranti, quando era venuto Alfano, i rapporti adesso con il partito? Ma la battuta su Alfano gliel'ho fatta, insomma, no? Questo è il ministro degli interni, quello che abbiamo adesso. Per quanto riguarda lo strappo col partito, avevamo già chiarito, insomma, all'epoca l'avevo motivato ed era una cosa che rimaneva insomma tra di noi. Le motivazioni le sanno e le abbiamo già discusso.